FinTech Unapa Partner Conference a Roma. Stamattina tu hai presentato una case study molto interessante, internazionale. Mi piacerebbe che ce lo descrivessi sinteticamente. Sì, allora abbiamo presentato una case study del nostro cliente che si chiama Taramelli SRL, si occupa di General Contractor e ha tre sedi dislocate in Europa, la prima in Italia, la seconda a Monte Carlo e la terza a Londra. La bellezza e la difficoltà di questa case history è stata appunto il collegare le sedi estere, quindi con tutte le difficoltà che ci sono state sulle connettività estere, sia dal punto di vista inglese che dal punto di vista di Monte Carlo, fare una VPN per connetterli tutti e far dialogare i vari QNAP nelle varie sedi estere. La richiesta del cliente era appunto quella di poter utilizzare i file in ogni singola sede, perché essendo un general contractor effettivamente si occupa di disegni fatti in AutoCAD, disegni molto pesanti, fotografie, rilievi topografici, quindi ogni utente deve praticamente salvare tutto nello stato in cui si trova, però allo stesso tempo tutti possono accedere a tutti i dati, quindi abbiamo messo in pista tutta una rete di VPN con le varie sedi del cliente, e queste reti dialogano tra di loro spostando i dati con i protocolli nativi QNAP. Inoltre abbiamo impostato gli snapshot con salvataggi internazionali, ovvero l'Italia salva su Monte Carlo e su Londra e viceversa le altre nazioni, in modo che qualora succedesse qualsiasi cosa, anche in caso di problemi di virus eccetera eccetera, tutti i dati sono un po' dappertutto e tutti hanno l'accesso più veloce in ogni singolo territorio. Voi siete dei partner storici di QNAP, mi piacerebbe capire come sta evolvendo questa partnership, perché anche il vendor è un vendor in forte trasformazione che va oltre il NAS e che sta abbracciando nuovi fronti. Vi trovate allineati anche in questo senso? Sì, assolutamente, con QNAP, come abbiamo detto gli altri anni, ci troviamo sempre comunque bene, perché tutta l'evoluzione tecnologica che loro apportano è sempre molto allineata alle richieste attuali dei clienti, quindi sia dalla parte di virtualizzazione interna che dalla parte dei nuovi sistemi operativi, nuovi QTS che escono con tutte le funzionalità, le nuove app, anche qua di videosorveglianza nuova che stanno uscendo e che servono per la gestione su vari fronti di tantissimi clienti, effettivamente è molto comoda e abbastanza diversa da altri vendor e effettivamente molto, molto gestibile e molto più utilizzabile. Abbiamo detto un vendor in evoluzione, è partito dal mercato SMB, mi piacerebbe capire, l'anno scorso si è parlato di think big, quindi muoversi verso l'enterprise, anche in questo caso voi state seguendo questa direzione presa da QNAP? Sì, assolutamente, con le nuove macchine di tecnologia ZFS piuttosto che quelle in H con doppio controller, abbiamo già avuto l'opportunità di utilizzarla da alcuni clienti che hanno dismesso il vecchio data center e invece di utilizzare la classica configurazione con due server collegati in ice casi con altri data store, hanno preferito prendere una macchina in H di QNAP sulla quale abbiamo trasferito tutte le macchine virtuali e dove adesso è diventata la macchina principale di produzione del cliente, e effettivamente i risultati sono stati ancora ottimi, come con tutte le altre cose.